One Podcast. Il Doodle di Radio Capital. Oggi 13 maggio è il compleanno di uno degli interpreti più influenti e innovativi del pop mondiale, Stevie Wonder. Al secolo Stephen Hardaway Judkins nasce a Saginaw, Michigan, il 13 maggio 1950. Nato prematuro, perde la vista in incubatrice. La madre, iperprotettiva, per tutta l'infanzia lo tiene chiuso in casa. La musica è la sua unica compagnia. A 9 anni suona il piano da professionista. A 13 è polistrumentista. E il produttore della Motown Records, Berry Gordy, lo mette sotto contratto con il nome di Little Stevie Wonder. La sua prima canzone, Fingertips, balza in vetta alle classifiche. Alla batteria, un certo Marvin Gaye. ...1970, dopo anni di gavetta, lascia la Motown, che gli nega il controllo creativo sul suo lavoro. Ci vogliono 2 anni perché l'etichetta torni sui suoi passi e per la prima volta nella sua storia conceda ad un suo artista i diritti delle canzoni. Nei decenni seguenti, gli album Talking Book, In Square Circle e Songs in the Key of Life ridefiniscono il concetto di musica pop. Stevie Wonder è anche un attivista. Grazie alle sue battaglie, nel 1983 il compleanno di Martin Luther King diventa festa nazionale. A lui dedica la sua celebre Happy Birthday. Nella sua carriera Stevie Wonder ha vinto 25 Grammy e un Oscar, primo ad un artista non vedente per la migliore canzone. Il film è La signora in rosso, il brano I just call to say I love you. I just call to say I love you. Era il Doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.